Siamo in natura. Perché non ce lo puliamo con qualcosa che troviamo in natura? La simbolina si... me la sono mai portata a casa. Riposo, c'è l'usanza di farla lì. Oh, ecco. Quello è il bagno, la direzione bagno, e non uno qua, uno lì, uno da quella parte, uno da quella parte. Praticamente abbiamo circondato il nostro accampamento con merda. Attività bushcraft un po' ovunque. Ciao, salve, bentornati e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Come avete già capito dal titolo, oggi è un video de merda, cioè nel senso parliamo di un tema che magari adesso non viene trattato spesso e stranamente, ma un puro caso, stranamente ultimamente negli ultimi 2-3 mesi mi sono arrivati, tipo, senza esagerare, però una decina di messaggi, domande sul tema igiene, sul tema come farla in natura e comunque come, cioè, come pratico io questa attività outdoor. E strano, sì, la domanda comunque si ripeteva col passare degli anni, però un fatto stranissimo negli ultimi mesi, così spesso che ho detto vabbè, parliamone un po' in un video. Un video su come farla cacca in natura. Buona visione. Allora, per prima cosa parliamo un po' di della prima situazione, sono due. La prima è quando dobbiamo far la pipì. Cosa c'è da dire sul far la pipì? Cioè adesso magari lì stavo per dire non è così grave, ma comunque un po' via dai nostri sentieri, non proprio adesso vicino al sentiero come vi mostro qua adesso, magari sì, volevo dire noi uomini, però comunque a volte magari abbiamo un po' l'abitudine di spostarci giusto un po' lateralmente al sentiero e poi farla lì, non proprio ideale. Quello lo fanno magari i cani, veramente qua c'è poco da dire, cioè spostiamoci un po', non facciamolo proprio qua vicino a una strada, a un sentiero, e se andiamo magari facciamo attenzione di non farla dove c'è sto ben di Dio, ok? Quello magari non è ideale. Buonissime. Sicuramente qualcuno l'avrà fatta anche qua, però che ci vuoi fare? E direi che l'unica attenzione un po'... stiamo un po' via dai sentieri e direi che comunque, o comunque anche Masi Baite, secondo me può andare bene. Abbiamo chiuso sicuramente il tema un po' meno complicato. Tutta altra cosa quando ci scappa veramente roba grossa. Quando scappa, scappa, che ve devo dire? A volte ci abbiamo un po' più tempo, se abbiamo tempo di magari raggiungere un rifugio, eccetera, eccetera, ottimo, ma non sempre abbiamo dislivelli da fare, ore e ore di camminate, e a volte dobbiamo farla. Inizio subito col dire che ho letto degli articoli, ho visto anche dei video che parla di persone, sono degli estremisti comunque, non voglio giudicare niente, però letteralmente di portarsela a casa. Ora, come c'è quella categoria lì, c'è l'altra categoria che dice anzi no, sia fare la pipì che comunque anche la pupù in natura, cioè facciamo anche del bene alla natura, ok? Diamo un po' di energia, liquidi, acqua e comunque fertilizzante anche. Perciò c'è quella versione lì, c'è l'altra. Io me la sono mai portata a casa. Guardate che bel muro, vecchissimo, ancora fatto per i pascoli col muschio sopra. Avrà, non so,
stavo per dire centinaia di anni, ma poi se sentite anche ogni tanto un po' di macchine, non sono lontano da dove vivo, dalla casa, da città, Brunico, è giusto un quarto d'ora, 20 minuti sopra, sono già in questo boschetto. Io ora qua iniziamo un po' il tema panchina. Allora, dovete spiegarmi adesso, senza sapere niente, io adesso faccio un giro qua dietro. C'è questa fantastica usanza che dove noi ci riposiamo, dove ci sono queste panchine, qua adesso sembra di no, però c'è questa usanza che dietro le panchine o comunque dietro questi posti di riposo c'è l'usanza di farla lì. Oh, ecco, già trovato, ok? Questi famosi fazzoletti li trovate, ma spessissimo dietro alle panchine. Ora spiegatemi perché cacchio dobbiamo andare a farla proprio dietro questi posti dove noi ci sediamo. Io questa cosa non l'ho mai capita. Cioè, evitiamo, andiamo un po' più in là, dentro nel bosco, ok? E secondo me è già tanta roba, abbiamo già fatto qualcosa interessante, no? Provate, fatelo anche voi, cioè provate a guardare dietro, panchine, non so, sedie, eccetera, eccetera, quel che c'è lungo le vie, troviamo spesso dietro fazzoletti di carta, è pieno. Non so perché c'è sto vizio, cioè proprio mi piazzo sulla panchina, mi rilasso e magari lì mi viene la voglia, cioè a me è mai successo, però per carità, proprio dietro alle panchine. Sono quei momenti di relax dove magari poi uno dice ma adesso c'ho voglia di farla qua, vado dietro la panchina. Ok, abbiamo visto una situazione che è un po' una roba mia che forse non si pensa neanche, però una cosa che mi dà un fastidio enorme. Altre situazioni sono ovviamente non facciamolo vicino a corsi d'acqua, cerchiamo di evitare un po' dove c'è l'acqua per bere, non solo per noi, anche per gli animali, pensiamo anche a quelli. Baracche baite, anche quello è una cosa interessante, andiamo dietro una baracca, dietro una baita, perché tanto non è nostra, e andiamo a farla lì, lasciamo lì fazzoletti di carta, eccetera eccetera, cioè un po' di rispetto, cioè quella baracca, quella baita è di qualcuno, perciò fuori nella natura, fuori dalle vie. Adesso guardiamo qua, c'è una semplice via, una piccola salita, se adesso guardo in là o in lì, qua magari c'è un po' troppa luce, e mi sposto un attimo qua e niente, qua giù o da qualche parte qua un attimino, magari c'è qualcuno con noi che ci fa da spia e basta. Accampamento, se siamo in accampamento, sia invernale, estivo, completamente uguale, con più persone, io ho questa abitudine di chiedere o comunque di fissare un posto dove si va tutti, più o meno. Spero cerchi poi magari di non entrare dove vanno tutti, però lì dobbiamo fare un po' attenzione, però fa senso che tutti vadano più o meno nella stessa direzione, ci si mette d'accordo e diciamo andiamo tutti lì a fare quello è il bagno, la direzione bagno, e non uno qua, uno lì, uno da quella parte, uno da quella parte. Cioè, praticamente abbiamo circondato il nostro accampamento con merda e pipì, dite voi. Ci sono studi o comunque persone molto più esperte che parlano di 100 metri, 100 metri, no, era 100 metri, no, quello dei 100 metri, 100 metri era dall'acqua, e altrimenti erano 50 metri via da, comunque, dalle stradine, dai sentieri, dalle nostre vie che percorriamo, più che altro per l'odore a volte, ok? Uno per l'odore e appunto magari anche 10, 15, 20 metri qua vicino alla stradina si vede ogni tanto anche qualcosa, perciò sì. Ho letto una volta qualcosa, mi sono segnato, ricordato questa cosa dei 50 metri, che non è che adesso io lo faccio ogni volta, dipende dalla situazione ovviamente. Ora, io sicuramente non sto lì a spiegarvi come farla, credo e spero che
anche se il titolo è come farla, però no, è quella una cosa che dovete sapere voi. Però piccoli accorgimenti sono sicuramente interessanti per far gradevole l'uscita a tutti quanti e che non abbiamo certe sorprese. Ora, le situazioni sono diverse qua in un bosco, su per le montagne. Io parlo prevalentemente di trekking outdoor, eccetera, in montagna, boschi e così via, su per i monti, senza net, di solito dove non ci sono più alberi, boschi, eccetera, cioè zone alpine, dove mi muovo spesso, niente, solita storia, vado un po' via e c'è l'usanza di metterci sopra un sasso, cioè non è che lo lasciamo lì così, non ci sono più alberi e niente, prendi un sasso, cerco un sasso che va a coprire il nostro, quello che abbiamo fatto, ok? Andiamo a coprirlo. Un accorgimento a parte: alzare sassi su per le montagne. Io do sempre un colpetto, lo faccio per esperienza perché mi è successo di alzare un sasso giocando, mi ricordo, ero giovane, e c'era sotto un serpente. Ecco perché ogni tanto, prima di alzare un sasso, lo dico anche alle persone così, un colpetto al sassolino, giusto per vedere se c'è qualcuno, se ci vive qualcosa, qualcuno sotto. E così appunto una roba carina che si può fare appunto, se guardiamo qua, no, comunque coprire qualcosa con un sasso. Molto meglio, sinceramente, o se è possibile, in un bosco, se siamo in una situazione così, scavare un piccolo buco. Ok, lo ammetto, forse neanch'io lo faccio sempre, magari preferisco anch'io adesso qua se trovo un sassolino, però qua gira gente, girano cani, qua gira un sacco di, c'è un grande via vai di persone, e fare un piccolo buchino, cioè ci metti veramente 2-3 minuti, bastano 10 centimetri, con un sasso, con comunque un piccolo ramo, qualcosa, giusto? Ok, guardate qua, giusto qualcosa di piccolo, direi che è una cosa bellissima, e poi andiamo a richiudere tutto, schiacciare un po', se uno vuole può mettere un sasso di nuovo sopra, scusate. Sì, appunto, poi di nuovo un sasso sopra e abbiamo fatto un bel lavoro, direi. Ora, pulire, igiene, in natura. Penso che quello che viene usato più spesso sono i fazzoletti di carta. La cosa ideale è se faccio trekking un po' più lunghi o comunque anche uscite un po' più lunghe, di solito io c'ho o portavo un mini, porto un mini... mini rotolo di carta igienica. Esistono anche le carte igieniche, questo Finferli. Esistono anche carte igieniche biodegradabili, un po' più bio, che ne so, adesso naturali, che ci mettono ancora meno a decomporsi. Però parliamo, con la carta igienica parliamo di 2-3-4 settimane, cioè un periodo breve. Se pensiamo a dei fazzoletti di carta, dove comunque probabilmente c'è della colla dietro, dentro, eccetera, eccetera, quelli ci mettono già fino a 3 mesi, a volte di più, a volte di meno, però parliamo di quella cacchio di carta che è lì, che si vede per mesi, ok? Una cosa brutta. Siamo in natura. Perché non ce lo puliamo con qualcosa che troviamo in natura? Un accumulo di foglie, 2-3 foglie grandi, cerchiamo di metterle assieme bene, tenerle bene per non avere sorprese dopo sulle nostre dita. Con quello si può sicuramente, si possono usare, esistono foglie anche un po' più grandi qua da noi, non è che sono più aghi. Si possono usare anche aghi, la butto lì, sembra una battuta, basta che li usate nel verso giusto e con una bella manata di aghi
Ok, se li mettiamo bene assieme comunque riusciamo a pulire qualcosa. Poi quando arriviamo in un posto adeguato dobbiamo comunque magari poi pulirci meglio, ok? Sono situazioni un po' più estreme, diciamo. Ve lo mostro. Lascio a voi immaginare, però vanno benissimo per pulirci il sedere. Vi ho detto che è un video un po' un tema de è mental. E niente, no, questa questione delle fazzolette di carta è una cosa che mi dà molto fastidio, credo non solo a me, comunque cerchiamo di coprire ulteriormente, ok? È quello che io faccio quasi sempre, in qualche modo, anche con qualche foglio o qualcosa cerco di coprire di nuovo, che non si vedano sempre in giro quel cacchio di fazzoletti o comunque anche carta igienica, dai, e non vicino alle vie. Stiamo tornando e si sentiranno le macchine sempre di più. Credo di aver detto quasi tutto. Mi ero segnato, ricordato anche qualcosa su le signore, le donne là fuori. A volte hanno, ovviamente, a volte, spesso, assorbenti, salva slip, eccetera. Devo dire che non è che si vede tanto in giro, però anche quello. Voglio solo dire che lì ci abbiamo, sono presenti ovviamente delle plastiche e colla, eccetera, collanti, perciò ho solo intravisto oggi, ho guardato che assorbenti ci mettono anche fino a 500 anni a decomporsi completamente in natura, e quello è un lungo periodo. Lì, come molte donne sanno, e credo che comunque molte lo fanno anche, tocca portarselo a casa e buttarlo poi normalmente ai rifiuti, non nel water, WC, eccetera. Ok, torniamo di nuovo qua al punto di inizio. A questo punto, commenti vari, non vedo l'ora di leggere i commenti. Non so, di solito dico ditemi la vostra, come la fate voi in natura, o avete dei non consigli, ma comunque perché fin fine la faccio come la devo fare, però se avete qualche accorgimento o magari ho dimenticato qualcosa di importante, fatemelo sapere. Un video breve su comunque un tema direi importante, che era da fare, e niente, direi che per questa volta è tutto. Se sopravvivo questo caldo, ma il prossimo inverno arriva sicuramente, direi che per questa volta è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima, ciao ciao ciao.